Eccoci, raga. Sai, ho sentito che qui intorno girano cose che non si fanno fermare dai proiettili. Ah, sì? Ma Ne hai passate delle belle, lo so, ma preparati a passarne di peggio. Ricorda, Artyom, se vuoi vivere, non abbassare mai la guardia, ok? Ho sentito parlare di questo posto. Quell'aeroplano era diretto a Mosca quando l'intera città ha preso fuoco. Ah, l'edificio su cui si è schiantato è l'ingresso del teatro. Sta arrivando il disgelo quassù. Sembra quasi primavera, Addio amici. Forse arriveremo a vedere l'estate. Aspetta. Ci deve essere un percorso sotterraneo qui Beh, intorno. si dovrebbe scivolare, credo, I no? ranger non attraverserebbero mai il ghiaccio così allo scoperto. Ok, alla faccia del sole. Queste nuvole sono arrivate fin qui. Che bello! Ah, ok, è sceso. Madonna, che salto che hai fatto, bro! Si è spaccato. Dici no? Ne salgono altri? No, vero. Ok. Ecco l'attraversamento. Svegliamoci. Qua. No, ma allora me la tengo la torcia, scusa. Ehi, Artyom! Non lasciare che la torcia si scarichi. Guardami le spalle e i gomiti. Ah, perché, Devi ok, ci tirarla sono fuori. ancora i ragni, dici? Che palle. Ah, scusa, che figata, però che pulisce anche l'accendino in mano, non lo sapevo. Usciamo alla luce. Ok. Ma sei fuori di testa! Cosa? Metto, usciamo alla luce, mi hai detto. Come sei fuori di testa? Emerson! Oh. Tutti quelli? Oh, ce l'avete solo con me? Oh, bello questo! Carica, carica, carica! No! Altri? Morto? Ok. Ok, fatta. E ora dove andiamo? Cerchiamo il passaggio attraverso l'aereo. Ok, mamma mia. Girano voci su questo posto. Qui succedono cose strane. Ah no, non si Prendi passa di qua. qualsiasi equipaggiamento utile, ti copro io. Ma dove? Vai avanti, io ti seguo. Ah, ok, da Ho un portello qua. di emergenza. Ehi, prova ad aprirlo, ti copro io. Hai incastrato? Via, muoviamoci insieme. Sì. Dai. Senti, Artyom, vedi di non perdere la testa qua Oh, che dentro, hai cazzo? capito? Ok, andiamo. Un ranger mi ha detto che questo volo veniva da Maiorca. Erano Oh, famiglie che tornavano Madonna. dalle vacanze, capito? Perché vedi i loro Sai, ricordi, Artyom, cioè dei io non ci morti. sono mai stato al mare o in aereo. No, ho Sì, sbagliato. è così che doveva andare. Non so se l'ho cambiato, l'ho cambiato? No, ora l'ho Mi cambiato. sento. Non lo so. Mi sento strano. Chuck, le vedi anche tu queste cose? Ma... Oh. Cosa è successo? Che diavolo era? Merda! Stiamo perdendo potenza! I Torna motori indietro si di sono nuovo! spenti! Qui è il volo 76715! Cos'era quel Mayday! bagliore? Mayday! Chiediglielo! Chiediglielo. Merda! La torre è andata! Toglia! Precipitiamo!
la velocità! L'idrogeno è impossibile dirlo! Oh mio Dio! Merda! Che sta succedendo? Oddio, li abbiamo uccisi noi praticamente. Questi raga sono i missili che abbiamo lanciato noi, cioè. Non voglio morire! E invece. Niente panico! Atterreremo! Atterreremo! Ah! Vabbè, lui è partito. Non riesco a respirare! Il fumo! C'è troppo fumo! Ma che cazzo? Ragazzi, guarda se c'è magari. Cioè, la ragnatela hanno rotto i coglioni. Magari qualcosa da prendere. Ce l'abbiamo messo svegliato. Oh madonna. Come gli altri. Ah, come hai fatto ad andare di là? Aspetta. Andiamocene da qui. Adesso. Sì, voglio vedere se c'è qualcosa. Oh, grazie. No, ancora. Abbattilo, abbattilo! Bisogna ucciderlo? Blin, un bel giorno una creatura come te mi prenderà, ma non oggi, ok? Oh, aspetta, aspetta. Dovevo aver finito. Beh, andiamocene adesso. Un attimo. Ah, ok, è chiuso. Anche qua è chiuso. Hai qualcosa tu? Madonna. Aspetta, mio bro. Maledetti pistoli. Ci siamo appena spostati dall'aereo. Ed eravamo quasi arrivati, eh? No. Preparati. Arrivano dal secondo piano. Okay. Dietro l'angolo! Dobbiamo andare! Subito! Qua! Seguimi! Svelto, svelto! Ma sono più veloce io di te, ma stai scherzando? Chi è? Chi è? Madonna, è gigantesco questo! Seguimi! Via! Madonna! Dammi una mano! Sì, sali! Perché mi sa che vola al bar lui? Ti arrivano altri! Via! No! Dobbiamo trovare l'ingresso! Sopra di te! Ti levi dai coglioni che non posso sparare, ce ne sono sennò. Troppi, dobbiamo avvisare la stazione! Vai alle scale mobili! Sbrigati, okay. Ora! Muoviti, ci stanno ancora inseguendo! Ok, sì, questa è la. Adesso arrivano, vero? Sì. No, sono morto. Ah no, ok, ok, pensavo. Sono vivo. Che passeggiata, eh? Cos'era la scatola? La nostra breve visita alla città morta di Mosca, il fantasma del passato, è finita. Io e Pavel ci siamo dati di nuovo una mano e torniamo alla metro da veri amici. Non c'è altro modo per sopravvivere alla desolazione della superficie. Ora però ci aspetta una stazione affollata, il teatro. È molto vicina a Polis. Se Pavel riesce a farmi superare i posti di guardia della linea rossa, sarò a casa in meno di un'ora.
Beh, continuiamo, raga, è durata pochissimo. Scusate, tempi pericolosi, sapete. Saliremo fra poco. Ci sono molti custodi in giro. Siamo stati fortunati ad arrivare qui. Ok, c'è un nido nell'edificio, vicino all'aereo schiantato. Ci credo che ho fatto un incubo oggi. Ah, vuoi un incubo? Beh, ti aspetta là fuori. Non ha senso uscire. Artyomic, se è la cultura che vuoi, il bonsai è qui, proprio sopra di te. Ok, vediamo cosa posso fare, c'è roba da prendere. Tutta la vita, e improvvisamente siamo degli abomini. Ma che cazzo? Ma che... Ma perché? Perché no? Voi non mi dite niente? Madonna, che brutti che siete. Allora, ecco il nostro gioco. La prossima stazione è Piazza della Rivoluzione. È rossa, una delle nostre. E Rivoluzione è a un tiro di schioppo da Polis. Ed essendo io un bravo comunista, ti farò da garante. Per forza lasciarti passare e sarai a casa in un lampo. Siete voi quelli di cui ci hanno appena detto? Sì. Ottimo, entrate allora. Thank you. Allora, Artyom, datti un'occhiata in giro. C'è parecchio da vedere. Ok. Dei porci. Proiettili per l'ultimo dei critici teatrali. Proiettili per la salvezza delle vostre anime. Ma faccio schifo da solo. Ce ne stiamo seduti qui, con luci festose e bicchieri pieni, quando tutto intorno ci sono radiazioni, morte, rovina e guerra infinita. Posso bere? No, non posso bere. Posso suonarla? Mi dispiace, Katia. Mi dispiace. No? Faccia qualcosa. Ok, qua c'è. Proiettili. Beh, ma questa sono 116. Cos'è? Questi cuscinetti a sfera d'acciaio da cui non sono dati le munizioni per alcune armi artigianali. Una macchia di ruggine è una garanzia per colpire il bersaglio. Ma di che arma è, scusa? Ti arrendi di già? Dai, cazzo, potremmo ancora diventare stalker invece che compra e basta. Queste cose non le trovi da nessun'altra parte. Aspetta che vendo questo. Riesco a prendermi un medikit. Pesce, no. Pesce fresco da Venezia. Pesce. Pelle, prodotti in pelle. Modelli originali e prezzi bassi. Ah, ok, è solo per... Questa è roba ottima. La migliore sul mercato. Oddio, assomiglia a un attore questo. Non so, è proibito. Si può passare qua? No. Questo è il mio posto. Dove devo andare? Qua, sì. Ma non mi ci fa andare. Forse devo andare di là. Ah no, porca troia. Ho finito i preparativi. Possiamo andare a Rivoluzione. Ok, andiamo. Sono qua. Oh. Ehi, fermi. Mostratemi i biglietti. Avete sentito? Oh, va bene. Prego. Minchia. Beh, Stanislavski, mi puoi assistere allo spettacolo se vuoi. No, no. Voglio andare a combattere. Il can can. Bisogna per forza... Oddio, ma ballano anche le tette, raga. Oh, le tette le hanno fatte bene, chissà come mai. Artyom, tu? Ti è piaciuto lo spettacolo? È ora di muoversi, grande mecenate. Ah, Johnny Crick, sei un porcellino. Ehi. Ciao, bella. Che bello vederti.
dove sei stato? Non ci vuoi più bene? Eren, sono follemente innamorato di voi. Ma ho avuto molto lavoro da fare. Tornerò presto, promesso. Gianna, prestami la cipria. Quest'uomo sputa in hai la tua, usa quella. Sfida la natura. Non è un granché. Perché tuo ragazzo non ti compra qualcosa di meglio? Una volta perché che il suo ragazzo è un vero padrone. Ma no, non si dice. Ovviamente non ne hai viste molte di donne. Già, la vita senza una morbida donna. Ancora difficile. No, se non avessi fame. È ora di andare. Ma sono morti questi, raga. Dopotutto siamo ancora vivi. Offro io, va bene? Ok. Ecco qua, due specialità della casa, dalla vecchia riserva. Sono stati in infusione per sei mesi. Fantastico! Dai, beviamo, Artyom. Ma si fa il cin cin. Che gusto rotondo, eh? E questo è un bel posto, ma a casa è meglio. Sai, ho viaggiato su e giù per la metro e la gente sparla sempre della linea rossa. Sì, vabbè, cos'è, droga, che sono già a mezzo brillo, raga. Cibo, che spariamo ai compagni per un non nulla e che non si può neanche fare uno scherzo senza essere arrestati. Aspetta, facciamoci un altro giro. Dai, Artyom! Wow, dicevo... Sì, la nostra vita è un po' ristretta. Un solo partito, un solo leader, una sola ideologia. Ma abbiamo l'ordine e tutto viene condiviso. Cibo, medicina, carburante, rifugi. Non ci sono ricchi, è vero, ma neanche mendicanti. Un altro bicchiere. E ora va bene. All'uguaglianza. Dai, Artyom. No. Fedodna. Ok. Orosho Prosla. Che stavo dicendo? Ah, sì. Ecco, prendi le stazioni lontane, per esempio. Si mangiano l'un l'altro, vendono i propri figli come schiavi. Sono all'età della pietra. Abbandonato a se stesso, l'uomo diventa una belva. Sai, no? Ordine. L'ordine è tutto ciò che conta. È la nostra unica salvezza. Sai, puoi credere a quello che vuoi, ma... Siamo già ubriachi, raga. Sono un rosso e sempre lo sarò. Un altro bicchiere. Blin. Non hai bevuto. Forza, Artyom. Forza. Salute. Salute. No, perché ci guardano così? Beh, amico mio, è così che va. Non prendertela, Artyom. Sto solo facendo la mia parte per proteggere la linea rossa. E tu, moschettiere, sei sul lato sbagliato della barricata. Che bastardo! Soldati, rinchiudete il compagno. Sì, signor maggiore. Sì, signore. No, vabbè, che bastardo. Sono stato un idiota. Mi sono bevuto quei discorsi sull'amicizia, quello stupido motto dei moschettieri. Aspetta e vedrai, salderò i conti. Ma mi chiedo perché Pavel si sia preso la briga di intrappolarmi.